un grande evento sportivo, l'Half Marathon, non solo competizione ma anche partecipazione e promozione turistica per la vostra cittadina. Un'occasione importante, se non la più importante, che abbiamo a Porto Giorgio con lo sport, perché è la risonanza della maratona qui, che oramai sta alla 39esima edizione, è l'evento, uno degli eventi più importanti dello sport e della promozione turistica di Porto Giorgio. È una maratona seguita a livello nazionale e oltre. È un piacere poterla ospitare, è un piacere per me rappresentare il comune e collaborare con Doriana, ma soprattutto tornare dopo lo stop del Covid a far rivivere la città in una domenica e soprattutto in un sabato con Maratonando, per noi è un vero e proprio piacere. Maratonando è anche l'occasione in cui anche Porto San Giorgio, la cittadinanza, coinvolge i più piccoli. Vogliamo parlare anche del coinvolgimento delle scuole. Sì, questa è una cosa molto importante, è una cosa che ci tengo. Infatti Doriana, quando mi ha detto che quest'anno si sarebbe riproposta Maratonando, è una cosa a cui tengo, perché io poi, essendo padre di 3 figli, ho partecipato gli anni passati. Mi fa piacere che quest'anno viene coinvolto anche i diversamente abili, quindi il sabato mattina ci sarà questa corsa Maratonando che coinvolge i più piccoli e diversamente abili a una bellissima, sicuramente, mattinata di sport, di camminare, di mobilità sulla nostra città. Siamo arrivati alla 39esima edizione e il 6° Memorial Egidio Lattanzi, che per noi è sempre un ricordo presente, perché tutto ciò che facciamo e portiamo avanti è in memoria del suo intento e del suo obiettivo, quello dello sport, che è rimasto anche per noi, tanto che abbiamo ripreso anche l'edizione di Maratonando, dove saranno presenti le scuole del circondario e in particolare quelle di Porto San Giorgio, e abbiamo anche invitato le varie associazioni di bambini dove hanno problemi di disabilità, però li vogliamo invitare per partecipare insieme a una mattinata di sport e di condivisione. Inoltre, la mattinata appunto di questo Maratonando sarà presente delle persone della Fondazione Salesi di Ancona, che animeranno con giochi e gadget tutti i bambini, li coinvolgeranno in diversi giochi per dare questo risvolto, affinché lo sport sia un fondamento della vita di ogni bambino, quindi nella crescita con questi valori di stare bene insieme, di condividere quindi e di muoversi nel benessere. Vediamo quali sono le 3 corse che si farà a competizione, una a livello agonistico, le altre non agonistiche. Allora, la 21 km è competitiva, quindi è legata al calendario FIDAL, mentre la 10 km e la 5 km è non competitiva, quindi è aperta a tutti, a chi vuole venire a fare questa mattinata di sport. Inoltre anche la 10 km avrà il suo pettorale, quindi sarà cronometrata, ognuno il suo tempo, e sarà un bel pacco gara, è già stato preparato per ogni partecipante. Il percorso e la partenza, i giorni quali saranno? Ecco. Allora, i giorni, il sabato mattina, quindi sabato 17, Maratonando alle 9:30. Tutti insieme per una camminata, mentre la domenica mattina alle 9 partenza della 21, della 10 e della 5 a seguire. La maglietta è un appello finale, magari di iscriverci, magari mostriamo. La maglietta della tecnica per la 21 km, l'abbiamo messa rossa, vivace, per un buon augurio, dato che il periodo è quello che è, quindi dobbiamo essere positivi e andare avanti per queste cose che non devono essere tralasciate. E ringrazio tutti i sostenitori, gli sponsor e i volontari che ogni anno ci sono vicini.
Grazie. Bene, intanto riprendiamo questa attività, riprendiamo quello che è il nostro moto, la nostra attività motoria, il nostro benessere, la nostra salute, che per diverso tempo siamo stati, come dire, inseriti, imbrogliati all'interno delle nostre abitazioni. E con la SL di Valtellina chiaramente che si è promossa, si è impegnata a realizzare questo progetto ancora una volta, quindi sono diverse le edizioni che lei, la Presidente Doriana, Doriana Valori, ha progettualizzato. E noi come sempre, come ASC, Attività Sportive Confederate, siamo sempre pronti e disponibili a, insieme alle associazioni nostre, gestire e ampliare quello che è l'attività, quindi a dare supporto. Supporto che diviene da quello che è la parte burocratica, di quello che è magari la sostenibilità del momento, quello di dare consigli soprattutto, perché ad oggi il mondo dello sport è diventato, come dire, un po'... variegato, se mi è concessa questa parola, con il Dipartimento dello Sport, con il CONI, che c'è questa, come dire, collaborazione stretta, e noi come ente di promozione sportiva siamo quelli che diamo a queste appunto società sportive la possibilità di crescere, di incrementare, di sviluppare progetti, di collaborare insieme a quelli che sono i progetti tipo questo che la Presidente Doriana Valori ha creato da diversi anni. E siamo molto soddisfatti di poter supportare tutto ciò e continueremo il nostro impegno a far sì che sport, inclusione, attività motoria, istruzione, formazione e quello che è ambiente del nostro territorio a livello provinciale e non, quindi parliamo anche della Regione Marche, disponibili, pronti e soprattutto la valutazione di quello che sono tutte quante le attività che ci possono essere proposte e riproposte nel territorio.